forte batte schiere, per la vittoria gareggia, dalla pista alla pedana, l'avversario si scalmana, ma l'atleta dell'istituto lunga vita troverà. Pa, 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 l'istituto, l'istituto, nella lotta impegna il cuore, per dormire di splendore, il pesillo, lo, lo, blu. Ciò che sopravvive dell'epoca fascista è la rivalità sentitissima con gli studenti del liceo classico. Già negli anni 30, istituto e liceone si fronteggiano continuamente. Le partite di basket o di calcio finiscono sempre con qualche scazzottata. Il tifo non manca da ambedue le parti. I liceali biancoverdi vengono chiamati cavolelle, mentre i bandiniani rossoblù vengono apostrofati come contadini e contabili. Cavolelle, perché erano bianchi e verdi, sì, che andando a Porta Tufi si sente un certo odore di cavolelle in fiore che fa schifo alla città. Ecco fatto. Questa era la rivalità. E poi alle partite di pallacanestro veniva le ragazze a vedere le partite di loro, no? Le ragazze di loro venivano, bene liceo, bene liceo, e noi pernati dell'80. C'era la famosa canzone riattata da loro, si va tutti a lavora, si va, fa solchi in terra, avevano fatto le parole, le avevano cambiate, sicché ci consideravano un po' gazzillori, avevano un atteggiamento non bello, cosa che poi è sparito completamente. Arrivammo a scuola e trovammo tutte le cavolelle infilate in tutte le punte che venivano nella cancellata, e poi tutto dipinto di bianco e verde. Appunto tutti insieme, e si andò a incontrare i liceali e ci fu uno scontro. Poi una mattina gli murarono, dei bravi andarono a murargli la porta a Sant'Agostino, mettendoci dei mattoni in modo che potessero entrare, ma non c'era, ecco, una violenza di odio. Nel classico loro si sentivano un po' superiori, dato che facevano tutte le materie umanistiche, studiavano il latino, il greco, tutte le sue. Noi ci consideravamo più studenti di seconda categoria, che poi tra l'altro con le riforme avvenute non si poteva accedere a quei tempi neanche all'università. Noi. Erano piuttosto tesi i rapporti, soprattutto nello sport. Nello sport, quando ci si incontrava, insomma, ci si teneva a vincere. Le partite di pallacanestro a Sant'Agata, tra il liceo classico e Bandini, per esempio, no? Io mi ricordo una volta ci fu il lancio delle cavolelle. Cavolelle, i cavoli proprio. C'era una tifoseria elevatissima e nutritissima, e il senso di appartenenza a un istituto era un momento di aggregazione, un modo di trovarsi tutti uniti verso un unico scopo. Lunga vita troverà.